il consigliere comunale Carmen Criscolo per parlare uno dei problemi seri della nostra società. La cronaca purtroppo è piena di processi dove vengono imputati i coniugi, purtroppo di entrambi i sessi, dove la famiglia si sta sgretolando. È innegabile che c'è una recrudescenza contro le donne, questa la vediamo, purtroppo la società non riesce ad equilibrarsi, non riesce a trovare un punto di equilibrio. Con lo sportello non da sola dei comuni dell'isola, ma che trovano il capofilato del comune di Ischia, si prova a dare una risposta a questa che è, secondo me, forse la vera piaga degli anni 2020. Sì, in effetti noi lo riscontriamo soprattutto a livello nazionale, dove la violenza sulle donne appunto fa parte del, non dico del nostro quotidiano, ma quasi. Arriviamo soprattutto a femminicidi che fortunatamente non hanno interessato la nostra isola, ma sicuramente dobbiamo fare in modo di bloccare un fenomeno che potrebbe crescere. Lo abbiamo detto più volte, da dopo il Covid sicuramente la violenza domestica è aumentata, probabilmente sono esplose situazioni che prima venivano gestite diversamente, oggi invece, e questo ce l'hanno confermato anche le psicologhe e le assistenti sociali, si è arrivati a questa convivenza forzata che avrà fatto appunto venire alla luce problematiche che già c'erano, e questo naturalmente al discapito e della famiglia e della donna che subisce la violenza e soprattutto dei bambini che o assistono o delle volte sono anch'essi vittime. Con lo sportello non da sola, che comunque opera già da tanti anni sul territorio, oggi abbiamo tentato di dare una ripartenza portandolo nelle scuole. Abbiamo intenzione infatti da settembre di iniziare un percorso di formazione e di dialogo costante sulla tematica nelle scuole, naturalmente affrontando il tema a seconda della fascia di età con la quale ci andremo a rapportare. Naturalmente faremo prima una formazione delle persone che dovranno poi concretamente rivolgersi ai bambini, ai ragazzi, e poi appunto opereremo con l'ausilio degli insegnanti e delle dirigenti scolastiche con le quali nei prossimi giorni ci incontreremo, e c'è sicuramente una grandissima collaborazione da parte di tutte le amministrazioni con i responsabili e con gli assessori dei vari comuni. C'è la volontà di portare avanti questo progetto in grandissima intesa. È una cronaca brutta questa che raccontate, perché che raccontiamo e che voi affrontate a risolvere i problemi, perché si mixa tra un retaggio antico un po' troppo maschilista ed una pari opportunità che purtroppo ci viene imposta dalla legge. Come si fa a trasmettere o a insegnare il rispetto quando poi magari dovrebbe essere qualcosa che nasce? Cioè che viene spontaneo. Ma guarda, nell'ambito della manifestazione che abbiamo fatto ieri, con la quale appunto abbiamo presentato il progetto, abbiamo deciso anche di presentare un testo, un libro, sicuramente uno dei tanti, ma in questo caso scelto anche per la qualità e quant'altro. E in questo libro, veniva nel raccontare la storia di violenza subita da questa donna, si fa spesso riferimento a quello che è stato il percorso di crescita dell'uomo violento. La maggior parte delle volte purtroppo l'uomo impara a non rispettare la donna proprio nella tenera età, quando assiste ad un comportamento violento da parte del genitore maschio nei confronti della mamma che si limita semplicemente a subire, quindi la donna che deve accettare quelle condizioni, l'uomo che mentalmente è educato ad avere questo atteggiamento nei confronti delle donne. Perciò dicevamo, andiamo a parlare con i bambini, andiamo a raccontare loro che se per caso succedono determinate questioni, queste cose a casa, non è quella la normalità, che è un comportamento malato quello che purtroppo ha il genitore, quindi andiamogli a raccontare, andiamogli a spiegare che non è così che si ha il rapporto con la donna, e poi andiamo a supportare le donne, andiamo a far capire loro che quella non è l'unica realtà, che possono scegliere, che possono avere delle opportunità, andiamo alle inserire nel mondo del lavoro, andiamo a far sentire loro che non è colpa loro se tante volte subiscono atteggiamenti di violenza. Insomma, c'è un percorso ampio, importante da fare, perciò servono figure come la psicologa, come l'avvocato, come il consulente. Ci deve essere un mondo, un'organizzazione che ruota lì intorno. Fortunatamente anche a livello nazionale stiamo vedendo comunque dei grandissimi cambiamenti, e c'è anche la volontà, anche quella magari di prevedere proprio delle somme a disposizione specifica per donne vittime di violenza, e per dare loro quindi un punto di partenza per poter scappare da questi luoghi dove invece sono vittime, anche perché la maggior parte delle volte non hanno un reddito, non hanno una possibilità, non hanno mai lavorato.
domanda che nasce dall'esperienza di chi purtroppo si trova a raccontare questa vicenda, questo fenomeno con i piccoli casi e con i singoli casi. Spesso abbiamo sentito parlare, andate a denunciare, denunciate e diciamo tanti altri inviti. Ok, però sappiamo che dopo la denuncia e dopo magari l'erezione di domicilio molto spesso questa donna torna sullo stesso tetto con la persona che ha denunciato, quindi magari si acuisce ancora di più lo scontro. Sotto questo punto di vista, quali sono le iniziative, se ci sono o almeno in programma? Allora, purtroppo nel nostro territorio manca la casa rifugio, che praticamente sarebbe l'ultimo step, cioè quello di poter anche dare concretamente la possibilità alle donne di allontanarsi naturalmente dai luoghi dove poi sono costrette a subire le violenze. In questi casi naturalmente i vari step sono questi, insomma, innanzitutto bisogna rompere questo vincolo, quindi separarsi, quindi trovare un modo per far sì che la persona non debba più condividere il tetto con la vittima donna, la vittima bambino, e poi appunto, ripeto, affidarsi a dei consulenti e seguire quello che è tutto un percorso per poter cercare di rendersi autonomi economicamente, lavorando oppure grazie ai finanziamenti dello Stato, e dal canto nostro quello che dobbiamo cercare di fare è questo step successivo, cioè andare anche a prevedere la possibilità di dare alla donna una sede, una collocazione laddove purtroppo autonomamente non ce l'ha. Come si può entrare in contatto con lo sportello Non da Sola, chiedere aiuto, informazioni, se è garantito l'anonimato, diciamo, però un po' ad aprire assolutamente sì, è garantito l'anonimato, la persona viene seguita solo ed esclusivamente dalla psicologa che troverà là in sede, e il motivo per il quale faremo adesso una serie di momenti di incontro esterni allo sportello è che tante volte le donne non sanno come arrivarci, non sanno come rivolgersi, perché poi naturalmente, essendo uno sportello pubblico, è soggetto a degli orari. Grazie anche, abbiamo intensificato il personale, quindi sarà aperto tutte le mattine dalle 9 alle 13 e sicuramente due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 19. E si trova a Ischia, in via Morgioni. Poi che cosa succede? Stiamo facendo in modo che ci siano vari strumenti, da quelli sicuramente più social, quindi ecco, la persona che in qualche modo può collegarsi, c'è una pagina Facebook, c'è un contatto Instagram e poi ci sono i numeri di telefono di cellulare al quale poter chiamare in qualunque momento, perché a prescindere dall'orario di apertura del centro ci sarà sempre una persona che risponderà e sarà disponibile a recarsi in luoghi differenti laddove la vittima non dovesse poter avere la possibilità di allontanarsi troppo da casa, magari vive in un altro comune, può tranquillamente chiamare e sarà assistita in una sede distaccata rispetto a quella che è il centro. Quindi il mio invito è quello di chiamare, di anche semplicemente quando si ha la percezione che si possa star per subire una violenza, chiamare il centro antiviolenza, piuttosto che rivolgersi alle forze dell'ordine, con le quali fortunatamente svolgiamo un lavoro in sinergia straordinario.